In Italia mi dicevano anche, ma che bei denti, vorrei denti come te, che bei denti, eccetera. Io dicevo, dottor Palmas, perché cambiamento molto forte, positivo. Ciao a tutti, sono Rosy. Sono in Moldavia grazie a mio fratello perché è lui che ha finito le cure col dottor Palmas e quindi io ho visto i risultati su di lui, sono venuta anch'io qui la prima volta l'anno scorso e quest'anno per terminare. Faccio la parrucchiera, lavoro da un sacco di anni come parrucchiera e come hobby mi piace camminare in montagna, vedere i posti che non conosco, mangiare le cose che non conosco e sono una persona curiosa. I primi problemi che ho avuto con i denti sono stati a 21 anni perché ho perso questi due cadendo dalla bici e da lì è cominciato il mio percorso con i dentisti. Di quello mi è stata messa una protesi, io assolutamente non volevo impianti. E poi è cominciato invece la parodontite, probabilmente l'ho ereditata da mio padre e quindi nei 15 anni prima di conoscere il dottor Palmas, o la clinica del dottor Palmas per l'esattezza, per me era un continuo andare dal dentista per ascessi, gonfiori, denti che si muovevano. E per me era molto, per come ero abituata a mangiare prima, era molto limitante, anche perché io ho poco tempo per mangiare sul lavoro, per cui anche lì era un vero problema. Per cui dopo l'ennesimo ascesso, dopo aver speso ancora tanti soldi, ho deciso basta e quindi ho chiesto un preventivo al mio dentista italiano bravissimo, ma che lavora in Italia, quindi i prezzi sono molto alti. Per cui ho deciso di. Mio fratello nel frattempo aveva finito le cure ed era entusiasta e quindi ho trovato il coraggio. Infatti l'anno scorso mi ha accompagnato lui perché questa per me è la prima volta che viaggio da sola. Come ero messa quando, con i denti quando sono venuta qui, ero, beh, questi due erano aggrappati ai due denti di lato da un sacco di anni. Sotto avevo già, il mio dentista mi aveva già tolto vari denti dietro. Ogni volta che dovevo fare la pulizia dei denti, anche quella semplicissima, era un continuo anestesia perché era veramente fastidiosissimo. E poi avevo, il momento prima di decidere di venire qui, avevo un piccolo ponte, non so come chiamarlo, staccabile, che dovevo tenerlo per estetica. Quando mangiavo lo dovevo togliere perché sennò si infilava sotto il mangiare, tutta questa roba qua. Per cui ogni volta dovevo. Nonostante questo, dopo 3 mesi mi è venuto un altro ascesso e ho detto basta, non ne posso più perché era. Però ero tranquillizzata dal fatto che mio fratello avesse già. Sennò avrei avuto più problemi a decidere di venire. Sono sincera, non mi aspettavo una clinica così all'avanguardia, che tra l'altro fa molto contrasto con la città, per cui con quantomeno il pezzo di città che ho visto io. Per cui sinceramente non mi aspettavo queste tecnologie così avanzate a partire dalla marchingegno per mettere la pellicola sulle scarpe. In Italia non si usa. Però tante anche altre piccole cose, anche per prendere l'impronta,
Michele ha una mano magica, molto delicato, cioè molto. Poi la sofferenza c'è perché purtroppo è una cosa invasiva, però mi sono sentita sempre protetta in un ambiente protetto, ecco. Mi sono affidata tranquillamente perché capivo solo guardando la clinica e come tutto si muoveva, che era cioè nulla è dato al caso, ecco, e per cui un grosso complimento questo. Prego. Nel mio caso, avendo già una protesi per questi denti sopra da quando avevo 21 anni, io mi sono abituata subito ai denti. Tra quelli che avevo, la protesi che avevo su, quella che mettevo e toglievo sotto, per me non è stato, cioè messi i denti ero già, non li sentivo un corpo estraneo, per cui tranquillamente. E da subito, il tempo di far rimarginare le ferite, ho mangiato tranquillamente, stando attenta a come mordevo, così, però ho mangiato subito di tutto. E poi soprattutto questi e questi mi ricordano quelli che avevo. Sì, veramente. Quali? Io poi tante volte non mi rendo neanche conto di fare un sorriso aperto, per cui il fatto di mostrare un sorriso aperto, poi mi dicono tutti che ho un bel sorriso, con i denti un po' messi così, insomma non è il... Infatti negli anni purtroppo mi era capitato di sorridere dimenticandomi di rimettere il dentino, è veramente una roba, soprattutto da donna. Per cui tantissime persone già con i provvisori in Italia mi dicevano anche: ma che bei denti, vorrei denti come te, che bei denti eccetera. Io dicevo: dottor Palmas, perché non però per cui non vuol dire che non sembrano, anche i provvisori non sembravano finti, soprattutto, cosa che io non avrei mai voluto, quindi e niente, per cui un'ottima esperienza, devo dire. Sono veramente soddisfatta del lavoro, direi anche meglio di quanto potessi immaginare, soprattutto perché appunto mi ricordano i denti che avevo quando avevo 20 anni, quindi poi li avevo persi, per cui ero... E questi due denti centrali erano i denti che mi piacevano di più, per cui sì, sì, è come aver ritrovato gli stessi denti, quindi sono felicissima. Michele invece mi mette la pace addosso, è una persona calmissima, molto, poi spiega tutto molto lentamente, molto paziente. Con la mano delicata, e capace, molto capace, ma delicato. E quando mi ha fatto l'impronta lui l'anno scorso, sono rimasta scioccata perché non era questo tira e molla, ma era tin 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 e me l'ha tolto, per cui bravissimo. E io seguo tantissimo la pagina Facebook del dottor Palmas e dei pazienti che sono venuti qui. Sì, e lì leggo tantissime domande, incertezze di chi non ha ancora neanche cominciato. E mi verrebbe da dire a queste persone, innanzitutto, che veramente tutte le recensioni che sono scritte su Facebook o dovunque sono vere, perché non posso confermare che quello che leggo scritto è tutto vero, e di affidarsi veramente alla competenza di un medico, il dottor Palmas. Purtroppo non l'ho mai conosciuto, ma ho visto un sacco di suoi video, che parte da un concetto, da un valore molto forte nel suo lavoro, per cui grazie a questo, che è quello di poter dare la possibilità a tutti di avere una vita migliore con i loro denti.
E quindi un valore così alto non può far altro che far mettere il massimo impegno in quello che fa lui e tutta la clinica e tutta l'organizzazione perfetta che c'è dietro, comprese le competenze. Un'altra cosa mi ha colpito tantissimo l'anno scorso, il fatto che tutti i chirurghi così sono tutti molto giovani, però capacissimi, quindi mi ha colpito questa cosa. Per cui mi verrebbe da dire, credete a quello che le persone scrivono, sì, la prima settimana è di dolore, ma quello sarebbe di dolore anche in Italia. Tutto il resto è veramente essere accompagnati per mano in una... cambiamento molto forte, positivo. Ti voglio dare un abbraccio. Te lo posso dare? Sì, sì.